È chiaro che quello che è il suo ragionamento sarà in linea con l'impostazione che Renzi vuole dare all'immaginario collettivo, ovvero di un'Italia che è leader in Europa nel dettare la linea politica. Nella realtà dei fatti difetta almeno in tema di logica, perché quando in casa del vicino entrano i ladri, buon senso comune vuole che uno chiuda a doppia mandata la porta, non che spalanchi le finestre e apra tutte le porte. Qui bisogna domandarsi che cosa facevano queste persone in Italia. Perché erano nel nord-est, guarda caso, in un'area geograficamente molto contigua a tutta l'area balcanica, che notoriamente è la riserva di armi dei Siamo nella terroristi e Salerno. di coloro che se ne vogliono Beh, l'ultima storia approvvigionare però era su con la nostra Salerno, terra. Infatti. Candiani, l'ultima storia era su Pardon? Salerno. L'ultima storia che abbiamo appena finito Sì, di raccontare era ma su poi sono Salerno. tutte collegate. Vale il discorso che c'è da capire come possono essere questi in giro per il paese e muoversi con una facilità che è disarmante. Perché non mi consola il fatto che gli attentati siano avvenuti a Parigi piuttosto che a Bruxelles, con questi che passano per l'Italia. Perché se possono entrare e possono muoversi con questa facilità, che cosa possono fare nel momento in cui vogliono aggredire anche il nostro paese? Ecco, se su questo bisogna essere europei, bisogna considerare che il confine va dal nord a est, da sud a ovest, da tutte le parti. Consideriamo questo, cioè l'Europa esiste o non esiste, altrimenti realmente è la sommatoria di più confini nazionali che però sono formalmente inesistenti, ma nella sostanza dei fatti garantiscono a questi di muoversi da una parte all'altra senza alcuna intromissione da parte delle forze dell'ordine.